Guardi, come la penso io, penso sia chiaro a tutti gli italiani, l'Italia ha bisogno di più strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie. Siamo il paese più bello del mondo? Tutti dicono che siamo il paese più bello del mondo? Bisogna arrivarci in questo paese più bello del mondo, arrivarci in sicurezza e farla viaggiare le nostre merci più velocemente. Dopo le europee, sa che cosa cambierà soprattutto? Cosa mi piacerebbe fosse la prima cosa a cambiare, oltre a tutto il resto, che finalmente si potrà difendere il Made in Italy. Perché io sono stufo del finto Made in Italy che ci porta via 40 miliardi di produzione, dei prodotti italiani copiati, che ci arrivi sulle tavole una schifezza che arriva dall'altra parte del mondo, dove vengono usati i bambini a lavorare nei campi e usati i fertilizzanti e pesticidi che in Italia sono fuori legge. L'Europa ci ha sempre impedito di difendere e proteggere il Made in Italy. Io mi auguro che dal 27 maggio la nuova Europa metta delle etichette grosse così, con scritto Made in Italy, col tricolore. Perché chi va a fare la spesa deve capire cosa compra, non il riso della Birmania o il grano canadese o i pomodori tunisini o l'olio di non so dove, Lo so, ma perché in la questi nostra anni, terra offre i prodotti migliori al sì, mondo. ma in questi anni mi sembra L'Unione che Europea ci l'Unione dice che Europea nel nome del non ha libero scelto mercato questa non possono linea. esserci etichette obbligatorie. Sì, ho No, visto. perché dicono che non bisogna ledere il mercato. Però io se vado a fare la spesa voglio sapere se l'olio che compro è olio di olive italiane, se le arance che compro sono italiane. Quando compro il pesce voglio sapere in che giorno è stato pescato, perché se è fresco è pesce italiano, se è stato pescato 15 giorni prima se lo mangia qualcun altro da qualche altra parte del mondo. Io non voglio dare a mio figlio robe che arrivano dall'altra parte del mondo e che vengono spacciate per italiane quando italiane non Su sono. E voglio questo andare in Europa per imporre la dovremmo essere protezione tutti dei prodotti d'accordo. italiani. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo perché la tutela del cibo italiano passa da queste battaglie che però mi sembra in questi anni l'Unione Europea abbia fatto finta di non